Saluto a tutti amici Cooperani e bentornati in questo nuovissimo video. Allora, prima di tutto vi ringrazio veramente perché siamo arrivati a più di 500 iscritti e è bello perché comunque è bello vedere che una cosa comunque che ti piace vada, funzioni e niente, non so come ringraziarvi davvero, grazie, 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 grazie. Più che altro vorrei ringraziare tutte quelle persone che ci sono nel canale dagli inizi, ora non me le ricordo tutte. Prima di tutto c'è Enrico, il mitico Enrico, perché lui c'è stato proprio fin dagli inizi, c'è sempre sotto nei commenti, mi fa veramente piacere. Mi ricordo un commento di Alessio Master, se non mi sbaglio si chiamava così, che in uno dei primi video mi disse: "Wow, 18 iscritti, spero che tu cresca." E sono cresciuto, sto crescendo e insomma spero che continui a crescere. E niente, davvero. Grazie mille a tutti. Poi voglio ringraziare Samuele, Jampi Jack, tanto, ma ce ne sono diversi. Comunque ci sono ancora dagli inizi, insomma. Allora, c'è stato l'aggiornamento. Mercoledì c'è stato l'aggiornamento, dove sistemavano l'uso di RAM e di banda. Allora, questa è una cosa molto importante perché per chi ha una 7 mega, prima sapevate, arrivata la closed beta non ci potevo proprio giocare perché mi utilizzata, aveva veramente veramente tanta banda. Allora non portavo pochissimi, quasi niente video di Escape. Poi c'è stata l'aggiornamento, quello di un mesetto fa circa. E allora lì ho iniziato a giocare. Infatti sono usciti tutte le settimane due video di Escape, perché comunque ci riuscivo a giocare ma con qualche difficoltà, perché ogni tanto cioè quando andava bene mi utilizzava 0.10 e basta, quindi andavo benissimo. Però poi c'erano i momenti in cui iniziavo ad utilizzare 0.70 fisso di upload, e quindi io con 0.40 mi crashava tutto e quindi non potevo giocare e stare su Discord. E mi utilizzava 1.50 di download circa. Allora, con questo aggiornamento utilizzo di upload 0.04, massimo 0.05 e 0.20 di download. Era l'ora, quindi riesco a giocare, a stare su Discord, tutto perfetto, bellissimo, viva, siamo tutti contenti. Allora, questa è nu la nuova arma, il nuovo Saiga 9x19, che alla fine è tipo, non so se ce l'ho, no, non ce l'ho. È tipo il V-Tides 9x19, che credo che Prapor ce l'ha. Sì, no, sì, che sarebbe questo qua. Però è Saiga, si chiama Saiga e c'ha sempre 30 colpi, spara soltanto singolo. Qui vedete c'era la PB, perché c'è una PB? Il video doveva essere solo PB, però io avevo una PB sola, quindi se morivo non potevo continuare. E sono partito, sono durato 1 minuto, ho ammazzato uno scav con un colpo, headshot, e poi dopo c'era un player con un 3M e questo elmetto. Gli sparo, hit count era 18, tra gambe e testa, non muore, io muoio dopo poco. Cioè, allora fa schifo, cioè io ero con questa roba, Fort Armor e Kiver. Ero con Fort Armor e Kiver, con elmetto e pettorina più potente del gioco. E niente, sono schiattato come un deficiente. Però va bene. Quindi, cioè, non potevo continuare. Cioè, non avevo problemi ad andare ancora con Fort a perdere altre Fort. Perché tanto comunque le Gold Chain le ho per altre due Fort. Una mi deve ritornare, che penso mi ritorni sicuramente. E niente. Poi c'è stata una partita dopo che sono andato su, sempre su Factory con cosa? No, aspettate che mi sa che non ho messo lo zainetto. Sono andato su Factory con l'accetta. Ho trovato un cadavere e c'era uno con un Val. Anche lui con un Paka e l'elmetto era il solito Colpak. E che cosa succede? Gli lancio due granate e questo non muore. E eravamo nella zona della rampina di offline, non so se la conoscete. E poi, insomma, dopo queste due granate che lui non muore, sale un po', lo sento che corre, mi spara, non mi prende.
Io riscendo, avevo rubato i Saiga a un cadavere che c'era lì. Gli sparo 5 colpi in testa. 5 colpi. E ce l'avevo a distanza 10 centimetri perché gli ero andato praticamente addosso. Lui non muore. Riesco a sparare tutti e 5 colpi. E lui mi ammazza. Quindi non capisco. Oh, le mie armature fanno schifo. Oh, non so che cosa succede. Però ora andiamo a provare questa nuova arma. Sto zitto perché prima ho detto una cosa che me la sono gufata quella con la BB che poi sono morto subito. Ci giochiamo come al sempre, un po' più scialli, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, cioè, adesso comunque c'ho la paura che ogni volta devo girarmi a destra per controllare lo schermo, ma ora lo spengo e ah. Allora, là ci potrebbe arrivare uno. Bruttissimo pezzo di merda infame che non sei altro. Per questo devo cambiare la grafica e levargli le ombre perché io non avevo capito che quello era uno. Davvero non avevo capito che quello era uno. Mi ha praticamente già massacrato abbastanza. Ci leviamo di culo. Abbiamo un braccio rotto. Ci mettiamo questo di nuovo qui. Ricarichiamo perché sinceramente tipo si sprecano più colpi con un con uno singolo che in ampio. Allora, mi sembra di aver sentito qualcuno negli uffici aprire le cose. Ora tanto io sono talmente fortunato che mi shottano nel capo con qualsiasi cosa. Quindi, pezzo di merda, muorici. Ok. No, 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 non fare così, non ti ho fatto niente, dai. Ti avrò fatto un po' malino, forse, dai, non fare lo schizzinoso. No, ho ricaricato, cliccando F. Ho cliccato anche R insieme. Allora. Qualche infame pezzo di merda da ammazzare? Qualche infame pezzo di merda. Infami pezzi di merda, dove siete? Bene, allora, ecco che cosa succederà. Sarò con il Kiver, con il Paka, con un AK silenziato. Tutte e due da 60 colpi. Tutta questa roba. E bla bla bla. Vediamo che cosa succede. Sicuramente io muoio, come sempre, muoio. Poi magari abbasso le ombre, non lo so, vedremo. Dai, ci vediamo in gioco. Ok. Allora, vediamo un po'. Lui, a terra, morto, stecchito. Quanto? Ho 60 colpi. Qui c'è uno scava che apre la porta o mi spara attraverso il muro. Che prima sono anche morto per uno scava che mi sparava attraverso il muro, eh. Mica baggianate. Ok, c'era qualcuno da quella parte. Qua chiudiamo anche se sono molto fiducioso che mi ammazzeranno attraverso i muri. Gli scava, mica i player. No, i player non sono capaci di uccidere attraverso i muri. Vediamo se... niente da recuperare.
Che poi la gamba, perché a me distruggano subito la gamba? Quindi mi sfanculizzano tutta la mira mentre io non ci riesco. Allora, quello che dobbiamo fare adesso è mirare solo ed esclusivamente alla testa. Solo ed esclusivamente alla testa. Abbiamo un altro painkiller? Certo che abbiamo un altro painkiller. Poi guardando molto anche Cotton, per chi non lo sapesse è uno streamer molto famoso di Escape e molto pro. Lui... cosa fa? Oddio. Che cos'è? Non lo so che cosa sia. Che volevo dire, ecco, me lo sono già dimenticato perché sono troppo cos'è. Beh. Allora, se il mio mino smettesse di fare tutto questo bordello. Ah, che cos'è che non va? Ah, ok. Braccio e gamba. Dai, vuoi che così non mi sentano? Dai, mi sentono da miglia a miglia o chilometri e chilometri di distanza. Che poi quando gioco da solo, sinceramente, lutto quando sono con l'accetta. Non mi metto mai a lottare quando vado con le armi. Non so perché, forse perché sono da solo, non ho copertura, quindi preferisco farmare punti esperienza con le uccisioni, non lo so. Comunque avevo sentito uno da un qualche punto di metallico. Comunque, cioè, avete visto anche voi che uno mi ha praticamente con pochi colpi rotto una gamba e un cazzo di braccio, eh? Ricordatevi questo, ricordatevi che io con 18 colpi non avevo ammazzato uno con una PB con i colpi più potenti che esistono. Alci di merda! Ora arriva un player in Fort Armor e mi distrugge. Ok, credo ci sia qualcuno qui sotto. Aia! Mi sono fratturato un qualcosa, l'altra gamba, ottimo. Anche se mi dovrei tenere un po' il salewa per i vari sanguinamenti. Allora c'è uno qui sotto. Però io con tutto sto bordello di io che faccio di io che ansimo, è difficile capire un po' dove sono tutti. Ok, infame. Che poi comunque sono tutti degli infami, sappiatelo. Tutti. Dai, il painkiller, ciuccialo. Dai, almeno così non mi sente nessuno, se ansimo. L'avete sentito? Interessano solo le armi, perché è con queste che ci si fanno i big money. Becomes the money. Money, 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 money. Allora io direi che ce ne possiamo uscire anche se andiamo di qua. E poi ce ne facciamo un'altra. Almeno che non mi ammazzino mentre esco. Infami.
Vediamo se riusciamo a sentire se qualcuno ci rompe il cazzo. Apri, apri, apri. Ok, dai. Siamo usciti con il nostro zainetto piano. Un altro a KN, quindi io direi che ce lo teniamo. Puta caso si perda questo qui nella speranza di no. Sempre nella speranza di no. 8000 punti esperienza. Wow. Due player. Yes, wow. Oh, attenzione. Attenzione. Guardate che roba mi è tornata. Lo sapevo che mi ritornava il mio Valle, il mio Kiver, i miei occhialini sexy e il mio Trizippe. Voilà. Ok. Allora, perché siamo qua? Perché gli hanno messo un sacco di euro, solo che vengono 8 rubli in più. E ci possiamo comprare la nostra weapon case. La nostra weapon case, così ve la faccio già vedere. Guardate che bellezza, aspettate. Oddio. Sono contento, sono pure riuscito a farvi vedere la weapon case. Dove dentro ci metteremo tutte le nostre M4. Guardate, 5 ah, già ce l'avevo nello zaino. E niente, ho già preso il posticino. Cioè, 1, 2, 3, 4, 5. Questo sarebbe un altro, più o meno, no? Cioè, fatemi vedere un secondo, perché io potrei fare così. Ah no, scherzavo. Aspettate. Ne mancano 350, dai. Sì, sono pure riuscito. Un dollaro, dai, per uno. Ma sono un po' infame, eh. Ottimo. Ottimo. Perché adesso, vabbè che abbiamo finito i nostri rubli tra virgolette, perché comunque qua ne abbiamo altri 400.000, quindi siamo ancora 4, 5, 6, 700.000, quindi siamo, insomma, prima eravamo 1.700.000, quindi secondo me questo milione di rubli è stato speso molto bene, perché ora noi ci facciamo in questo modo, e anzi mettiamo i signori Val primi, e ci siamo risparmiati un sacco di spazio. Guardate, tac tac, ho fatto. Ora, a parte queste due che le posso spostare, però praticamente qui quante ne ho? 1, 2, 3, 4, 5. Praticamente me ne dovrei fare un'altra, in poche parole. E cioè, tutto il mio inventario poi è niente male dopo, perché fa così: 1, 2, 3. Scusate se vi faccio vedere un po' queste parti, ma alla fine è il gioco, no? Tanto non credo che, insomma, questi due punticini siano molto ristretti. Insomma, ve l'ho tagliati abbastanza. E niente, cioè, sono andato ora su Skirvo, ho comprato questa roba per la K, giusto per dargli un qualcosino, un grip, un qualcosa. Ed è andata così, bene, bene, molto bene, molto molto bene. Sì, molto bene. E niente, ci rivediamo in gioco. Ok, eccoci qua. Uno che corre di già. Uno credo sia spawnato qua, perché teoricamente si spawna qui. Full auto. Quello che avete sentito ora, quei due colpi, credo fossero una 9, il Saiga 9x19. Non so se sparano a me.
Allora, c'è qualcuno qua vicino, sento le voci. Sento le voci. Ok, c'è qualche scava nei bagni. Pezzo di merda. Non pensavo di trovarti lì. Sta arrivando uno scavo, un player, un qualcosa qui. Paura, eh? Fricchettone. Non so perché l'ho detto. Ok. Si chiude così, ci ricarichiamo in santa pace. E ce ne andiamo di qua. Che qui non avevo chiuso perché avevo corso direttamente via. Allora. Ah, eccolo quello che si sentiva che sparava con il 9x19. Si chiude, si mette qua. Ok, scende, torniamo sul ponte dove sempre. Perché il ponte è il nostro posto. Si chiude qua. E stiamo attenti ai classici ponti. Non so se l'ho ucciso, però c'è qualcuno qui sotto, probabile. Ho sentito rumori di lamiera. 54 colpi. Allora, ho sentito una porta aprirsi. Ok, invece di aprire le varie porte per andare su, io me ne passerei anche di qua. Ancora da sbloccare. Ci riapriamo il nostro amato ponte. Stavolta ci rinchiuderemo qui per sempre. No, cioè, oddio, per sempre no, forse. Allora, facciamo un po' un giretto. Ok, sul 4 ce l'ho le cure, anche sul 6. Bisogna stare molto attenti, molto concentrati. Infatti sto parlando molto poco. Perché comunque, essendo che di casino ne sto facendo abbastanza a forza di muovermi in questo modo. Quindi se ci fosse qualche player, uno probabilmente l'ho visto morire. Poi c'era quell'altro che stava sparando con una pistoletta. Quell'altro player crede averlo ucciso. Cioè, o almeno è morto per qualcosa, per un infarto. Oppure boh. Che poi è una mappa così piccola, ma è difficile trovare la gente. Credo sia un minimo di 4, un massimo di 6. E io sono da solo. Ah sì, quello mi sa che era quello che sparava. È un 4-6. E io sono entrato da solo, quindi almeno altri 5 ce n'erano. Ok. Ok, ora stanno desincando proprio i server. Questa non è colpa della mia connessione.
Assolutamente no. Perché mi sto utilizzando 0,03, quindi qua sono proprio i server che stanno scoppiando. Forse per questo che non trovo nessuno. Probabile. E vabbè, sento i bot camminare. Se qua desinca. Ah, ok. Cioè, volete dire che è iniziato a desincare da qui? È quello che mi state dicendo? Se io la sposto, desinca ancora. Dai, ora i server, cioè, invece di dare problemi a me, hanno problemi proprio i server. Vediamo un po'. Io provo a uscire a sto punto. Questo mi vuoi dire era un camper? Dai, prima. Ok, dai. Ora va bene. Però, per essere sicuri, si esce. Ok, ho ucciso un PMC e un. No, sì, ok, solo un PMC, ok. Va bene. Ho fatto anche il livello 31, non male. Cioè, proprio senza accorgermi. Non ero nemmeno accorto, è arrivato al 31. Quindi niente, mi è arrivato un messaggio, chi è? Ah, ok. Sì, è l'insurance, quello di prima della roba. E niente, mi dispiace per quello lì, magari si stava riconnettendo, ma. Oh, è la vita, io t'ho visto, ti ho ucciso per precauzione. Magari gli succedeva la mia stessa cosa. Comunque, ragazzi, che dirvi? Niente, il video è stato questo. È stato questo. Credo praticamente due raid andati bene. Adesso si rifarmano i soldi. Quindi niente, se questo vi è piaciuto lasciate un bel like. E niente, un bel mi piace. Se vi è piaciuto, poi se vi ha fatto schifo mettete dislike. Quindi niente, spero vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao, magari con il Val.